Sassuolo, Piazza Garibaldi, 20 settembre 2009, ore 10. L'orologio della piccola torre rintocca 10 volte. Non c'è un annuncio migliore di questo. L'atmosfera mi rinvia alla classe di Derrida, alla campana che risuonando, che rintoccando ha morto, inaugura il conno dell'incolonnamento tra Hegel e Genet. A dire il vero, qui la campana non suona morto, ma il rintocco è allo stesso modo inaugurale. Qui, in questo luogo, si inaugura il con tra noi e Nancy. Per dirla in altre parole, si inaugura la formazione, l'avvento di una comunità in cui l'incolonnamento dovuto alla disposizione delle sedie e l'affiancamento di una serie di io tenterà una prossimità con un pensiero tra i più originali e pregnanti del panorama filosofico contemporaneo. È come se in ognuno di quei rintocchi risuonasse una parola. Mi trovo, quasi naturalmente, a visualizzare parole come toccare, contatto, prossimità, spartizione, spaziamento, corpo, estensione, eccetera. Insomma, alcune delle chiavi d'accesso al dispiegamento del pensiero nansiano. E tutto questo lo scrivo di getto nel tempo dell'attesa. Nancy non è ancora apparso. La piazza è gremita. È un fenomeno. Citando il titolo della lezione che Nancy ha tenuto qui nella passata edizione, si potrebbe dire un fantastico fenomeno. Dicevo, è un fenomeno unico quello del Festival Filosofia. Non ci sono equivalenti sul territorio nazionale in termini di risposta di pubblico. Centinaia, spesso migliaia di persone assistono alle cosiddette lezioni magistrali e agli eventi di questo festival che si è concesso il lusso di portare la filosofia in piazza. Un vociare indistinto, direi, ma in quel vociare risuona una sorta di imperativo categorico. Una micro parola che mette in prossimità una serie di mondi, noi, ovvero quella moltiplicazione di io che crea la comunità. Non a caso, Michelina Borsari, cui spetterà il compito, per così dire, di inaugurare l'inaugurazione, di comunicare con le parole la venuta di Nancy, esordirà introducendo proprio il concetto di comunità, ovvero dell'essere con. E lo stesso Nancy, poco più tardi, rimarcherà che la prossimità del nostro essere qui, creando una comunità, caratterizza la nostra presenza in un gesto filosofico. Queste le sue parole. Una folla ha delle ragioni per fare folla. Ragioni comuni che riuniscono, mettono in congiunzione e creano quindi una comunità. Ma non è tutto. La lezione magistrale viene ripresa e proiettata in diretta in Piazza Grande a Modena, per cui la presenza diventa compresenza e allarga il concetto di comunità dalla folla di Sassuolo a quella di Modena. C'è qui un prolungamento del gesto filosofico da non sottovalutare. Il qui di questo luogo, attraverso la conduzione spazio-temporale della parola, si intrallaccia con il là di quel luogo altro che è compresente al primo. Questa improvvisata e effimera comunità, queste folle impegnate nel fare folla, in definitiva queste piazze, sono il simbolo stesso della comunità, il suo segno e la sua marca. Io sono qui con voi. Queste le parole che Nancy pronuncia.
Il voi quindi non è formato solo dai presenti, ma anche dai compresenti, non solo il qui, ma anche il là. L'immanenza dell'essere con rischia la prossimità incorniciando almeno due luoghi, uno propriamente immanente, l'altro in un certo senso trascendente. In realtà il luogo trascendente è come se fosse messo in abisso del luogo immanente, è in esso contenuto e moltiplicato e si porta altrove, si riterritorializza, esponendosi e estendendosi in termini altri. Una prossimità multipla, quindi, e che presuppone una sorta di comunità allargata, quella propriamente immanente, in cui il noi si rende palpabile, si tocca e si offre ad essere toccato, e quella che si estende attraverso il filtro e la restituzione di una voce e di un'immagine. La seconda pretende però un approccio diverso, perché l'avvento, la venuta della prossimità deve innestarsi tra un noi in carne e ossa e un io digitalizzato in un'immagine, si potrebbe dire pixelato, cioè ricostruito attraverso l'assemblaggio di tutti i suoi punti. Deleuze diceva che i concetti sono immagini del pensiero e noi ci troviamo qui, a Sassuolo, a pensare l'immagine di quei noi che si trovano là, a Modena. Per rendersi prossimi a un'immagine bisogna prodursi in uno sforzo, bisogna, per dirla proprio alla Nossi, avanzare verso la venuta e mettere al lavoro la propria immaginazione. Non basta vedere l'immagine, bisogna soprattutto sentire ciò che l'immagine non ci fa vedere. Infatti, dietro, davanti, di lato, dentro l'immagine di Nossi, restituita dallo schermo, c'è un'altra folla, impegnata a fare folla. Allora, quell'io che appare, che arriva in presenza, è già un noi, perché racchiude in sé e in abisso la prima folla. Riuscite ad immaginare una comunità più pregnante e articolata di questa? Riuscite a sentire ciò che è questo sentire? Quando vedo, sento, elaboro, immagino tutto questo, non posso fare a meno di pensare ad alcune proposizioni espresse proprio da Nossi l'anno precedente. L'immagine, innanzitutto, non è la figura o il quadro. L'imago è l'arrivo in presenza del defunto, come noto, specie di spettro, dunque fantasma, fenomeno, apparizione. Ciò che vale in essa non è la ripresentazione, ma la venuta. L'immagine viene e l'immaginazione è la facoltà di suscitare o accogliere questa venuta. Per fare questo, l'immaginazione si protende. Non c'è venuta senza che le risponda un'avanzata che le va incontro. Un venire non può essere unilaterale. Io sono qui con voi. Sembrerebbe una proposizione tra le più semplici e immediate, ma in realtà trascende la sua immanenza a più livelli, facendo scendere in campo una serie infinita di possibilità, portandosi fuori, esponendo ciò che in essa è inscritto. Io sono, ovvero l'esserci. Io sono con voi, il con esserci. Io sono qui, l'aver luogo. Io sono qui con voi, la condivisione dell'aver luogo. Il con genera una produzione di senso, un senso moltiplicato e moltiplicabile all'infinito. Questo perché, così ci dice Nossi, è grazie al mio corpo che posso far senso di me stesso. In tal senso, fin quando esisteranno corpi, tanto meglio se uniti da un essere con, si produrrà senso. Non si può dare un senso ultimo e definitivo, così come non si può dare un solo senso del senso. E questa
ribadisce non sì, non è un'affermazione negativa, ma l'affermazione stessa del senso. Il senso è immortale perché è declinabile all'infinito, e l'infinità del senso si dà anche e soprattutto grazie al con. Alle 10:30 altri rintocchi. Non si guarda verso l'alto, poi apostrofa, e giustamente il suono delle campane è con le nostre voci. Dopo una breve pausa, continua. Lasciamole risuonare qualche istante. E in quegli intocchi, quasi magicamente, riemerge il glass derridiano. Sembra quasi un evento predestinato. Ai miei occhi, il filosofo del toccare viene ritoccato da Derrida e dal rintocco, dal suono che scandisce il tempo. E questo avviene qui. Si dovrebbe dire qui e là, perché questo qui non può prescindere dal conessere di quella che gli fa da protesi e supplemento. Due diverse immanenze, ognuna delle due trascende l'altra, due diverse temporalità, due diverse spazialità, riunite da un semplice con. Ma oltre le campane c'è un altro suono. La voce quasi felpata, non riesco a trovare un aggettivo più adatto a definirla. La voce di non sì, una voce quasi azzerata, trasformata in tappeto e quindi in un certo senso disturbata dalla superpresenza della traduzione simultanea. Ma la voce di non sì sembra resistere all'intensità e al volume di quella voce, protesa a creare una prossimità tra due diverse lingue. La voce di non sé sembra addirittura vanificare il decorso temporale creando il suo con essere con noi. E il tempo sembra accorgersene, quasi soccombe al ritmo pacato e musicale di quella voce. Così la voce di non sé ferma il tempo, o meglio lo ritemporalizza in un qui là, ove far esplodere il con. Il tempo si fissa, si concede il lusso di spartirsi e di spaziarsi in una sorta di frattura creata da quella voce che spiega a noi le ragioni del con. Ma ben inteso, quel con non è il suo con, non è il con di non sì, ma il con universale, la cui principale preoccupazione è quella di produrre senso e quindi di declinarsi all'infinito. Merci Jean-Luc, pour être avec nous, qui a Sassuolo e là a Modena, con la tua voce che si conduce alla visitazione e al radicamento di due luoghi, sfidando il naturale decorso spazio-temporale, con quella voce, la tua voce, che si propaga sfidando le leggi della risonanza.